C'è una bella notizia, mister. Di che cosa? Si ricorda la domanda che le ho fatto sull'eventuale riconferma? Ecco, ai nostri microfoni, testimoni tutti gli abruzzesi o quasi, perché insomma Rete 8 non scherza quando si parla di contatti. Lei è il mister dell'Avezzano anche per il prossimo anno? Meno male, sono contento. Vuol dire che è stato apprezzato. Ha firmato il contratto proprio qui davanti, sì. Il presidente. Vuol dire che è stato apprezzato un lavoro fatto dall'inizio di questo torneo. Ripeto, la squadra c'ha una sua identità e secondo me, come ti avevo detto allora prima. Allora io devo fare il guastafeste dall'inizio, proprio no, perché il presidente ha detto, ci ha messo un po' il mister a capire come dovevano andare le cose. Vabbè, bastone e carota, ma è giusto così, come un padre di famiglia. Bravo, io dico una cosa. Questa, la mia squadra è una squadra ex novo, perché dei giocatori che ci sono, gli unici che erano stati impiegati in maniera continua erano Spinola e Braghini. Il resto dei giocatori che io ho a disposizione non giocavano mai. Quindi oltre a quelli ci stanno Di Pietrantonio, Pendenza, Pelino, Sassarini, Miocchi, tutta gente nuova, per cui non era semplice allestire una squadra. E ripeto, sì, all'inizio del torneo si poteva fare sicuramente meglio, però se io vado a vedere gli episodi non ci hanno girato tanto. Io questo possiamo chiudere dicendo che non c'è mai fine all'imparare un qualcosa, sì. No? Anche un mister navigato come lei, forse anche da questo mini torneo particolare, strano, può attingere qualche informazione in più, però la conferma, insomma, credo che sia un riconoscimento enorme per una piazza che vuole tanto. Io sono contentissimo perché, ripeto, come ti ho detto prima, è stato apprezzato il lavoro. Come hai detto tu prima, c'è sempre da imparare in qualsiasi cosa, nelle cose sia negative che positive, bisogna estrapolare le cose positive e metterle dentro, incamerarle e poi riportarle. È ovvio che io, come hai detto tu, sono un mister, sono 20 anni che alleno, però non c'è mai, come ci dice, il tempo di impararci, c'è sempre da imparare, per cui. Per chi sono molto soddisfatto. Perfetto, allora dopo questa bellissima notizia, il vecchio e il nuovo abbiamo di fronte e ciò vuol dire che il lavoro fatto, insomma, la ripaga di tanti sacrifici, perché ovviamente chi fa l'allenatore deve anche un po' allentare con la famiglia, con la vita privata, e questo è tutto merito di un mister navigato come lei. Grazie mister, prego, e buon ritorno. Grazie, complimenti.